Avrà luogo oggi in Egitto la seconda udienza a carico di Patrick Zaki, giovane studente egiziano che studiava a Bologna, accusato di gravissimi reati, tra cui quello di sovversione, di incitamento alla sovversione e al rovesciamento del governo egiziano. Io ora non ho tutti gli elementi in mio possesso per poter dire quanto siano veritiere o meno queste accuse. So solo che in quasi 2 anni Patrick Zaki è stato detenuto in condizioni non propriamente dignitose e umane. Mi auguro quindi che oggi vi sia una svolta decisiva e favorevole nei confronti del giovane studente bolognese, che venga finalmente rilasciato e riportato agli affetti della propria famiglia e dei propri cari. Laddove non dovesse essere, faccio appello allo Stato egiziano, al governo egiziano, affinché vengano comunque garantiti dignità e umanità nei confronti di un giovane studente che in questi 2 anni non ha visto rispettare i propri diritti di detenuto. Laddove anche dovesse essere considerato responsabile merita comunque rispetto e dignità. Io faccio appello quindi all'umanità, al senso di umanità dello Stato egiziano affinché venga riservato un trattamento dignitoso nei confronti di Patrick Zaki laddove non dovesse essere rilasciato.